e ciao a tutte e ben ritrovati. Nel video di oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore e che riguarda la qualità dell'ENE. In tante di voi purtroppo mi contattate dopo che avete già combinato il guaio, per così dire, e vi ritrovate tra le mani una qualità scadente che appunto anche sui capelli non rende granché. E mi chiedete quindi quali sono i criteri secondo i quali vi potete guidare per capire se l'ENE che avete tra le mani è un ENE di ottima qualità. Anzitutto dovete guardare l'INCI. L'INCI deve riportare esclusivamente il nome della pianta. Se volete utilizzare un prodotto puro, accertatevi che non ci sia picarmato, che non ci siano sali metallici, quindi solitamente un prodotto al 100% puro riporta nell'INCI solo il nome botanico della pianta, quindi nel caso dell'ENE rosso Lausonia inermis, nel caso dell'indigo Indigofera tinctoria, nel caso dell'ENE neutro l'acacia, Cassia angustifolia oppure Cassia obovata. Purtroppo spesso e volentieri nei negozietti etnici trovate della Lausonia che è importata sotto banco e che quindi non ha anche un'etichetta italiana. Questi prodotti non sono a norma di legge perché non sono controllati in alcun modo. Ovviamente ognuno è libero di fare la scelta che più ritiene giusta per la sua salute, però considerate che questi prodotti non sono in nessun modo controllati per quanto riguarda la presenza dei metalli pesanti, dei pesticidi e così via. Quindi mi raccomando, se fate una scelta del genere, valutate bene anche questi rischi per la vostra salute. Un altro fattore che vi può indicare se l'ENE che avete tra le mani sia o meno di buona qualità è la consistenza della polvere. La migliore qualità di solito è una polvere finissima che ha quasi la consistenza del talco. Purtroppo ancora oggi ci sono erboristerie che propongono l'ENE sfuso e assolutamente questo ve lo sconsiglio, non lo acquistate, perché purtroppo ci sono dei casi, nella stragrande maggioranza, almeno da quello che riscontro dai messaggi che mi inviate, che questa sorta di ENE è addizionato di sabbia, oppure proprio hanno utilizzato per polverizzare la parte non proprio ideale della pianta. Quindi il prodotto che ne risulta, la polvere che ne risulta, non è proprio delle migliori a livello di qualità e quindi anche lo potete percepire anche visivamente. Purtroppo magari non tutte ve ne rendete conto, ma la qualità incide tantissimo sulla resa del colore e anche sulla copertura dei capelli bianchi. Quindi se potete anche scegliere un prodotto che sia anche di un raccolto relativamente recente, quindi al massimo l'anno prima dell'anno in cui ci troviamo, è ancora meglio, perché ovviamente più è vecchio il prodotto, quindi più tempo è passato da quando è stato raccolto, essiccato e polverizzato, ci sarà una minore resa del colore sui capelli, quindi anche i risultati potrebbero non essere all'altezza delle aspettative. L'ultimo indizio, ma non meno importante, per scegliere una Lausonia di ottima qualità è scegliere la Lausonia Body Art Quality. Cosa vuol dire questo? Vuol dire scegliere la Lausonia che viene utilizzata per tatuaggi, quindi per fare i tatuaggi con l'ENE. Perché vi dico questo? Perché se andate a scegliere una Lausonia Body Art Quality, andate a scegliere il top della qualità, perché immaginate che il pigmento tintorio che viene utilizzato appunto per tatuare la nostra pelle è ideale per colorare i nostri capelli bianchi, quindi la resa del colore e la copertura dei bianchi è sicuramente massima. Mi fermo qui, spero che il video vi sia tornato utile, che abbiate trovato degli spunti interessanti. Mi raccomando, come sempre, condividetelo con le vostre amiche o con le vostre mamme, le vostre sorelle, e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!